Rimontaggio di Andrea Raggiotto, andiamo a San Siro, Milan 10, indisponibili, l'ultimo è Huntelaar, si schiera così, Dida, Zambrotta, Tiago Silva, Favalli, Antonini, Abate, Ambrosini, Flamini, Seedorf, Borriello e Inzaghi. Lazio con Muslera, Diaz, Stendardo, Radu, Lichtsteiner, Brocchi, Ledesma, Mauri, Kolarov, Zarate, ecco il rilancio dell'argentino, e Rocchi dirige Tagliavento, 81esima partita in Serie A. Parte bene il Milan e cerca di poggiarsi soprattutto sull'inventiva di Clarence Seedorf. Ambrosini a contatto quasi con Muslera, sinistro in corsa, c'è il portiere uruguaggio della Lazio. Poi al nono minuto ancora Seedorf, cerca di ubriacare la difesa biancoceleste, poi destro violento ma sul fondo. Si vede la Lazio dopo un quarto d'ora, combinazione Rocchi-Zarate. Dentro ancora per l'argentino, si coordina a sinistro, controlla la situazione, Dida. Poi andiamo al sedicesimo minuto. Inzaghi, Seedorf, vola Muslera, la palla è ancora in gioco. Mentre c'è il disappunto di Clarence, Seedorf abbatte la controlla, cerca il tocco in direzione di Flamini, prova l'incursione il francese, sbatte contro Kolarov per Tagliavento e calcio di rigore. Il nono rigore a favore dei rossoneri in questo campionato. Sul dischetto c'è Borriello e la palla finisce in rete, il gol dell'1-0, sesto gol in campionato per Borriello, il decimo stagionale. Rivediamo ancora la conclusione di sinistro di Borriello. La Lazio però prende fiato e coraggio, Rocchi, Lichtsteiner sulla destra, a campo, cerca il cross per Mauri, si coordina così, ma Dida è ben piazzato. E andiamo alla mezz'ora, ancora con Lichtsteiner protagonista, palla dietro di Ledesma, carambola, lo svizzero è lì, palla che passa sotto la pancia di Dida ed è il gol dell'1-1, il secondo gol in campionato per Lichtsteiner. Rivediamo ancora Antonini, poi un rimpallo, Lichtsteiner è lì e quindi è 1-1. Poi ancora la Lazio con Dida ferocemente in uscita e poi evita la capitolazione su Diaz. Ancora la Lazio con il Milan che si sta spegnendo un po', Zarate, tutto Zarate, in area di rigore, tre avversari su di lui, conclusione debole. Lazio che prova a giocare ancora una volta palla a terra, il lancio di Ledesma per Rocchi, l'uscita di Dida che viene superata e poi Kolarov che butta sul fondo. Partita che rischia la sospensione per i reiterati cori di dileggio nei confronti di Seedorf. Ripresa con Borriello. Se ne va sulla sinistra, cerca la conclusione, Inzaghi era più avanti, la palla comunque viene recuperata a terra da Muslera. Antonini con caparbietà, dentro il difensore, subito subisce la traversa la Lazio con il difensore rossonero veramente a caccia del gol quasi disperato. Eccolo qui, è la palla che finisce proprio sul vertice alto della traversa. Il disappunto di Leonardo, poi dentro Cruz per Rocchi al decimo. E al ventesimo minuto la palla larga per Inzaghi che si allarga, vede il movimento di Borriello, cerca il traversone, ancora Borriello, la palla lì si coordina, lo lasciano anche calciare, ma la conclusione va alto sopra la traversa. Poi al ventinovesimo angolo di Seedorf, mentre qui vediamo ancora un tentativo di Diaz con Lazio vicinissima al gol del 2-1 al 24esimo, dicevamo angolo di Seedorf, palla lunghissima per Ambrosini che stacca spesso nel cuore dell'area di rigore avversaria e palla sul fondo. Rea tiene tutti i suoi in riga. Poi esordio di Gianmarco Zigoni, classe 91, figlio d'arte, e Jan Kulowski in partita per Inzaghi e Zambrotta. Pesca, raschia si può dire, la propria panchina Leonardo, mentre qui recupera palla Cruz su Tiago Silva, conclusione debole da parte di Zarate. Ancora il Milan sulla sponda opposta e questa è la grande opportunità, rilancio all'indietro di Kolarov, Radu e Muslera, e Abate non trova la porta sguarnita, Galliani nemmeno la tranquillità.